Lo risolvo e ti faccio sapere, va bene? Fred, sei tu? Che succede, ragazza? Non devi pagare il viaggio? Fred, sei tu? Signora, sono 50 reais a corsa, signora. Calmati, ragazza, dammi un momento, per favore. Mamma, ho bisogno di soldi, devo lavorare. Ok, ok, ok. Ecco, prendi questo. Ok, bene. Potrebbe essere così. Ok, bene. Ok, bene. Ok, bene. Guardate cosa ho trovato qui. Mi stavi aspettando, gatto. È arrivata, signorina? Certo che lo è. Non ci credo. Giovane, giovane. Cosa c'è che non va? Signore, deve seguire quella macchina, per favore. Ragazza, lascia che te lo dica. Purtroppo la gara è finita e devo prendere un altro passeggero. No, giovanotto. Vuoi saperlo? Ti pagherò il doppio. Triplo o niente? Sapete una cosa? Ok, andiamo. Forza, ragazzo. Basta andare avanti. Bene, allora andiamo. Va bene, andiamo. Ma aspettate. Non è possibile che viva ancora nella stessa casa. Vuoi saperlo? Mi atterrò al mio piano. Ragazzo, puoi andare? Ah, tesoro. È un piacere vederti. Di cosa avete bisogno? Ho bisogno che tu mi lasci. Quale donna vuoi? Oh, mi ucciderai le cinture qui. Tesoro, sarai perfetto. Cadigna, sei nel posto giusto. Vi renderò magnifici. Siediti qui, amore mio. Tigno, non stancarti. Siediti qui. Oh, cielo. Siediti qui, amore mio. Cadigna, sei nel posto giusto. Cadigna, hai un aspetto incredibile. Cosa ne pensate? Meraviglioso. Ma è bello anche così come sei. Non c'è modo che non sia bello. Wow, amico, è stato perfetto. Puttana, quello è tuo marito? Lo era, non lo è più. Non più. Senti, puoi avere qualsiasi altro uomo nella tua vita perché sei perfetta. Hai un aspetto incredibile, meraviglioso. Lo spero. Lo spero anch'io. Grazie. Ciao, ciao. Signora, pensavo che sareste arrivati solo più tardi. Che cos'è? È solo che ho dimenticato uno dei documenti, quindi sono dovuto tornare indietro. Ah, sì, capisco. Ma prima indossava un altro vestito. Sei cambiato? No, sono io. È lo stesso vestito. Signora, un momento, per favore. Cosa c'è che non va? Hanno lasciato la cartella qui per voi e ha chiesto di consegnarlo personalmente. Quella cartella? Ma chi glielo ha permesso, eh? Non lo so. Non ha lasciato né un nome né un messaggio. Mi ha chiesto solo di metterti nelle sue mani. Sì, grazie mille. Era un tipo molto strano, con una brutta faccia. Mi ha fatto venire la pelle d'oca. Ma non l'hai mai visto prima? No, non l'ho mai visto. Avevo persino paura di lui. Capito. Ora, se volete scusarmi, signora, solo un po'. Cosa c'è questa volta? Si prega di essere brevi. È perché le prenotazioni richieste sono già arrivate. Prenotazioni? Ma cosa vuol dire? Sì, quello che hai fatto oggi alle 8 di sera. Nel ristorante. Cosa sarebbe? Il tuo compleanno. Ah, l'anniversario, eh? Oggi ho un po' di mal di testa. Mi scuso. Ho scelto quel ristorante che ti piace tanto. Il migliore. Va bene, vado a cercare altre cose da sistemare, ok? Signora, si calmi. Si calmi, signora. Signora. Signora? Ho dimenticato cosa sarebbe successo oggi con Ana. Ha troppa fretta. Strano. Che parole sono, eh? Che cos'è? Aspettate. Passaporto? Ma cosa vuol dire? Ah, ma sapete una cosa? Oggi è il mio giorno fortunato. Niente lo rovinerà. Non vuole aspettare. Grazie, amore mio. Ogni giorno che passa sono sempre più innamorato di te. Ora stiamo parlando. Mi ripagherai per tutto quello che hai fatto. È successo qualcosa? Stai bene? Sì, sì, va tutto bene, amore mio. Desidera qualcosa? Sì, volevo ascoltare, ma tu sei identico. Sapete perché? Diglielo, sorellina.
Paola, o meglio Eduarda. Perché ora non odio che tu mi passi davanti, vero? Ma cosa vuol dire? Sono venuto qui per occuparmi di altri affari. Lasciate questa storia per dopo, perché è piuttosto lunga. È vero che è tua sorella? Certo che lo è. Se non mi credete, ho le prove proprio qui nelle mie mani. È conosciuta come Paola Assunção. Stava pianificando tutto questo per liberarsi di te, compreso me. Stava progettando un viaggio in Spagna? Non ci credo. No, amore mio, mai. Non si può credere a questa donna. Non solo. Per anni. Si è spacciata per me. E mi ha messo in prigione. Ho affrontato tutta l'umiliazione da sola. Ma chi di voi sta dicendo la verità? Non lo so più. Senta, non so se ha letto quello che c'è scritto, ma vi riassumo tutto. Il mio amore, se ricordo bene. Ti ricordi? È il nostro matrimonio. Mi hai dato questo anello qui, che è inciso a suo nome. Ma lei ha detto... Avevo perso. Ho commesso un errore. Di avvicinarsi a lei. Di volere di nuovo una sorella. Per me. E voleva semplicemente i vostri soldi. Ho vissuto cose che non ho mai vissuto. Voleva attraversare la mia vita. Ha commesso reati che io ho commesso. Pagare. E il mio piano doveva funzionare. Se non fosse stato per quella donna inutile e stupida. Ma sapete una cosa? Non c'è problema, ho già il passaporto in mano. Qui, adios, ragazzo mio. Trattenetela, scapperà via. Puoi lasciarla andare, ho già chiamato le autorità. E la sua fine è vicina. Ma come ti è venuto in mente tutto questo? Dobbiamo sempre essere un passo avanti. O due, dal vostro nemico. Amore mio, mi dispiace, non lo sapevo. Quello che stavate passando, non l'avrei mai immaginato. Va bene, quello che conta ora è che siamo insieme.